Verrà presentata domani alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Lido la neonata Film Commission del Veneto. Ecco alcune anticipazioni e un primo commento sul festival del nostro direttore Luigi Baciarli, anche in veste di presidente di questa neonata Film Commission del Veneto. Sta andando bene perché ho visto già dei film che a me sono piaciuti molto, a partire dalla Verité con Catherine Deneuve e Juliette Binoche. Ad Astra mi è piaciuto un po' meno quello con Brad Pitt, mi è piaciuto molto Marriage Story con la Scarlett Johansson e oggi ho visto J'accuse, il film di Polanski sul caso Dreyfus, devo dire un film notevole che mi è piaciuto per la sobrietà storica, nel senso che è un film asettico, non è un film fazioso, non è un film politico. La Film Commission è pronta a entrare in azione. Ma la Film Commission è appena nata, adesso diventa operativa, non abbiamo ancora il direttore perché abbiamo chiuso il bando tardi e quindi non vogliamo fare le corse, quindi il direttore arriverà tra pochi giorni presumibilmente e a quel punto ovviamente ci sarà la fase operativa vera e propria e l'avvio nella pratica dell'attività della Film Commission che ha sede a Mestre in via Carducci e la Villa Settembrini e ovviamente gli obiettivi sono quelli di portare un sempre maggior numero di produzioni, possibilmente internazionali, insomma italiane, ma anche locali a lavorare nel migliore dei modi sul territorio, quindi dai film alle serie televisive, ai documentari, insomma tutto quello che mette in risalto il Veneto è ovviamente ben accolto. Già molti i contatti avuti in questi giorni all'Hotel Excelsior. Abbiamo stabilito già tanti contatti e ovviamente poi speriamo che siano forieri di buone speranze, insomma, no? E di risultati, quindi abbiamo incontrato sia produttori italiani che stranieri, anche ovviamente imprenditori del Veneto. La presentazione ufficiale della Film Commission è domenica, il 1° settembre alle 19, per cui lì poi daremo altri dettagli, ma insomma sta andando tutto molto bene. Il nostro direttore traccia un primo bilancio positivo di questo festival e del cinema in Laguna. La mostra, devo dire, mi pare di un buon livello, mi sembra che ci siano cose meno oniriche ed orientali del solito, si va un po' più sul pratico, molti film sono tratti da ottimi libri, ci sono tre film italiani importanti e quindi mi sembra che sia all'altezza delle aspettative. Ma la situazione politica del nostro paese sta influenzando l'andamento del festival? Non credo, qualcuno dice, ma adesso il presidente Baratta che ha l'ultimo mandato però probabilmente sarà rinnovato, allora qua si fanno congetture, interpretazioni politiche, credo che la politica poi utilizzi tutta la politica, la mostra un po' come una passerella, un po' anche in vista di elezioni, che no, è già iniziata la campagna elettorale, per cui insomma anche le mostre del cinema. Ma non mi pare che ci siano però troppi legami tra la politica e un evento importante come questo, tra l'altro con una conduzione del presidente Baratta, del direttore Barbera, che devo dire ogni anno sorprende per organizzazione, efficienza e qualità dei lavori presentati.